In un video un po' di tempo fa ti avevo spiegato perché dovresti puntare a un segmento premium se vuoi offrire il tuo servizio di wedding planning in modo, diciamo, tradizionale, ovvero con una relazione personale dedicata e un progetto su misura. Attenzione, in realtà il discorso vale anche per altri professionisti che vendono servizi, quindi se sei all'ascolto, stay tuned. Ma come si conquistano clienti premium? Lo vediamo nel video di oggi. Io sono Monica, benvenuta o bentornata su questo canale. Aiuto wedding planners e professionisti del wedding a crescere e fiorire, a rendere il loro business pagante e sostenibile. In questo canale parliamo di matrimoni, ma anche di strategie di marketing, di ispirazione, di strumenti. Iscriviti al canale, clicca sulla campanella per non perdere i prossimi video e se vuoi puoi anche avere accesso alle risorse gratuite che ho creato apposta per te e per aiutarti ad avere successo con la tua attività. Trovi il link in descrizione. Ok, ti sei rotta di dover fare miracoli con i fichi secchi, di non poter esprimere a pieno il tuo potenziale, soprattutto di guadagnare noccioline. Hai capito di dover approcciare un segmento con una capacità di spesa maggiore. E adesso come conquistare un segmento premium? La risposta è semplice. Devi offrire un servizio premium e devi essere in grado di comunicarne il valore. È vero, c'è chi fa solo la seconda parte, sa comunicare e vendersi bene e poi offre servizi pasticciati, improvvisati, non professionali. Non sai quante lamentele ho sentito in questi anni da clienti e da fornitori. A casa mia si dice tanto fumo, niente arrosto. Ecco, io penso che puoi anche riuscire a venderti bene, ma il nostro è un servizio, non è un prodotto, ed è un servizio che si eroga in un lasso di tempo ampio, 6 mesi, 12 mesi, 18 mesi. Se non lavori bene, puoi perderli lungo la strada e sicuramente il passaparola in un mercato pettegolo come il nostro fa presto a rovinarti la piazza. In sostanza, se vendi fumo senza arrosto, il tuo business non sarà sostenibile nel tempo, ti brucerai presto. Per cui qui con me si impara a cucinare e vendere un buon arrosto. Come si confeziona un servizio premium? Sono tanti gli elementi che vanno a confezionare un servizio premium, ma i più importanti sono questi. Roadmap. Devi aver studiato e creato il percorso in cui accompagnerai il cliente per portarlo da zero al risultato finale. Devi aver ottimizzato questo percorso per renderlo efficiente ed efficace. Strumenti. Per rendere il percorso efficiente ed efficace puoi avvalerti di strumenti digitali che semplificano, migliorano, velocizzano le operazioni, i processi, la comunicazione. Canva, Pinterest, Acquity, Trello, AllSeated sono i 5 strumenti che ti consiglio di adottare. Presto te li presenterò in un prossimo video uno ad uno in cui ti racconterò anche come li utilizzo. Network premium. Non puoi offrire un servizio di qualità e livello premium senza un network in grado di sostenerlo. Devi alzare l'asticella, my dear. Attenzione al cliente, che non significa disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Lo pensavo anch'io all'inizio. Il più delle volte non conta tanto la tempestività quanto l'efficacia dell'intervento. Certo, ci sono situazioni in cui devi alzare immediatamente il telefono, dimostrare presenza, dimostrare ascolto, ma ti assicuro che nella fase organizzativa far attendere il cliente un giorno in più o anche una settimana in più a seconda dei casi non sposta granché. Rispondere invece bene alla sua richiesta in tempi che devono comunque restare ragionevoli è invece la soluzione più efficace. Come si comunica e vende un servizio premium? Portfolio. Devi avere un portfolio premium se vuoi venderti premium. E se i real wedding che hai organizzato non sono ancora lì,
non mostrarli, non pubblicarli, te l'ho già detto in altri video. Organizza style shoot dove non avrai gli stessi limiti, non avrai gli stessi compromessi, dove tu e il tuo team potrete esprimerti al meglio senza problemi di budget, di clienti, di tempi. E venditi quindi con quelli, con gli style shoot. Materiali e contenuti di presentazione educativi ispirazionali. I documenti e i materiali che userai per presentare e presentare i tuoi servizi sono importantissimi. Ne ho visti tantissimi perché nel ruolo di wedding planner ci passano fra le mani decine, centinaia di proposte e preventivi. Con il tempo si impara quindi a capire cosa funziona e cosa no, cosa rassicura, cosa spiega, cosa ispira. Qui mi limito a darti qualche veloce consiglio, ma mi piacerebbe tornare sull'argomento. Usa immagini, tue immagini, possono essere evocative, ispirazionali, esplicative. Sii preciso nell'elenco delle attività che include il tuo servizio e perciò che non è da considerarsi incluso, inserisci voci di costo specifiche o range di prezzo e se proprio non riesci puoi inserire una dicitura quotazione a richiesta o quotazione a soggetto. Inserisci come incluso tutto ciò che consideri necessario per fornire il servizio secondo lo standard qualitativo che hai definito. Puoi usare la proposta anche per educare, spiegare, trasferire una visione oltre che un'offerta economica. Impagina bene, usa un font pulito o il tuo font se lo hai ovviamente, ma ti prego niente Comic Sans o affini. Ricorda di specificare IVA o ritenute. Se non lo specifichi e stai facendo un preventivo o un privato, sono da considerarsi incluse. Non sai quante volte i fornitori mi dicono a posteriori che l'IVA era esclusa. E no, mio caro, se ti sei dimenticato di scriverlo, va considerata inclusa. La proposta non è l'unico materiale che puoi presentare alla coppia pre-incarico. Sfrutta questa opportunità. Una guida di benvenuto, un video di presentazione, un materiale ispirazionale, fagli entrare nel tuo mondo prima ancora di incontrarli, prima ancora di arrivare a definire e presentare un'offerta. Anche in questo modo stai alzando l'asticella. Ti lascio un link per approfondire. Dimmi anche se ti interesserebbe approfondire su come confezionare un preventivo, una proposta al cliente. Scrivimelo nei commenti e se c'è interesse magari ci facciamo su un bel webinar. Per ora ti saluto, grazie di essere stata qui, ci vediamo la prossima settimana.